E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto esperienze direi alquanto strane. Tra l'altro i dettagli della storia non sono ancora chiari. Il passato del nostro personaggio sembra essere più oscuro di quello che pensavamo. Anche se effettivamente direi che non è poi così tanto strano aspettarselo. Ci hanno fatto ammazzare un manichino donna e obbligatoriamente, per cui evidentemente è una sorta di scavare nel senso di colpa di quest'uomo. Probabilmente ha ammazzato qualcuno, non lo so. Ha ammazzato una donna, avrà ammazzato qualcuno. E niente, siamo arrivati qua e manca il tempo di cominciare. Che cazzo, eh? Il tempo diminuisce sempre di più. Che cazzo. Ve dovete dare un attimo del respiro, ragazze. Perché, cioè, così non è che si può andare poi così tanto lontano. Oh no. Oh no. Poi, tra l'altro, è diventato tutto maledettamente oscuro. Ecco. Shh. Someone's coming. Hello? Anyone there? Bloody hell! Sod it. The chief wants it checked so bad he can bloody well do it himself! La torcia è rotta. Pensavo che avremmo potuto utilizzarla. Cioè, raga, la dovete smettere. La dovete smettere. Sto cominciando a chiedermi appunto se questo nostro protagonista sia questo bambino di cui si sente la voce. E se la tipa che ha ammazzato era questa. Questa Lily, cioè tipo sua sorella maggiore. Vabbè, continuate, oh. Continuate come cazzarola ve pare, cioè non so che altro dirvi sinceramente perché, cioè, non mi date manco il tempo, come sempre, dai quei ratti pure, eh. Come li avevamo chiamati i ratti, ragazzi, nella scorsa serie? Gli avevamo dato un nome preciso, ma non mi ricordo di preciso quale. Oh, sentitene. Ah! Oddio. No, 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 no. Va bene. Ok. 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 Va tutto benissimo. Tutto dannatamente alla grande. Sì. Come? No, come dovrei passare? Su serio, né? Oh ragazzi, sentite, io non è che posso stare tutto sto tempo a disposizione vostra, che cazzo! No, 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 sto cominciando a stancarmi, eh. Ehi! Ok, questa musica maledetta di certo non aiuta. Ehi! Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh Dio, oddio Gesù, oddio Gesù. Oh Dio, non ce la posso fare, eh. No, 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 così non ce la posso fare, eh. Close the door. Che chiudi la porta, sì. Ok. Me lo lasciate prendere il martello. This bottle will do. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Lily, I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Oh, oh, basta, 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 basta! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, oddio! Oddio, oddio! Voglio andare via, voglio andare via! Oh, fermi, 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 basta, vi prego! Oh, ma che devo fa? Oh, ma che devo fa? Ah, ok, me ne posso andare. Okay. Oh mio Dio, mi stai inseguendo? Oh mio Dio!
Cioè, ragazzi, allora, adesso io so benissimo che qualcuno... Madonna, Gesù, non ce la posso fare, Che qualcuno di voi di sicuro starà lì dicendo... Oddio, 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 no, non ce la posso fare. No. So benissimo che qualcuno di voi arriverà a dirmi: certo, se avessi scelto la modalità normale, adesso probabilmente già saresti morta, oppure adesso probabilmente già sarebbe successo altro. Ma ragazzi, ci rendiamo conto che è terrificante assolutamente anche così? O volete forse dirmi il contrario, cioè che non è terrificante allo stesso modo anche così? Potendo morire o no, ragazzi, è terrificante comunque. Oddio, raga, no, ce la posso fare. Ce la posso fare passare qua. Non ce la posso fare. Ok, va bene. Oddio. Che pezzi di merda, però. Che pezzi di merda, però. Oh! Oh! Oh, ok. Oh, oddio. Oddio, che c'è? Ok. Oddio, no. Odio tantissimo tutto questo, Lo sto odiando tantissimo, anche perché non vedo niente. Vedo poco, davvero, ragazzi, Forse c'è troppa luce nella mia stanza, non lo so. The door behind you. Ancora con sto fatto della porta. Oh, non mi mettete ancora più ansia. The hunt. La caccia. A chi dovete dare la caccia? Due. A chi dovete dare la caccia? What the fuck? What the fuck? Di che diavolo state parlando? Oh. Oh. Ragazzi, notate che figata? Bianco e nero, colori. Bianco e nero, colori. Bianco e nero, colori. Ok, meraviglioso. Tutto quanto davvero meraviglioso, ma vi odio tantissimo e non poco. Ecco qua. Ok. Ok. Bene, bene, bene. Siamo appena entrati nell'atto 2, che si intitola La caccia. Come se già non ci avessero dato la caccia abbastanza. Ok, che devo fare? Dura ancora tanto? Ok, benissimo. Ok, 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 sì. Ma non è mai previsto ritornare... Oh, ok! Ok, sto appena per dire, non è previsto tornare nella nostra cabina ed è qua che siamo. Che cavolo c'è che mi fate tutti sti rumori? Permettetemi pure di cagarmi un attimo addosso. Ecco fatto. Benissimo, indossa la maschera. Personaggio è la parola, mi pare ovvio. Che dice: ogni attore serba dentro di sé la parte che è nato per interpretare, quel personaggio che è destinato a creare. Scava nel marmo, scolpisci ciò che non ha forma finché non resta altro che la verità. Certo, certo. Come sempre tutto chiarissimo, Che Richard Persong? Che significa? Mostra il tuo vero volto. Ma mostratelo voi il vostro vero volto, che non fate altro che presentarmi i manichini. Che diamine. Ah, possiamo ascoltare anche quest'altro affare, ragazzi. We are now entering the eastern part of the borough. This particular area holds a special place in my heart, as I grew up not far from here myself. A few things have changed, it seems, for better or worse. I see children playing in the streets, not a care in their little minds. If it wasn't for their shabby clothes, one could almost forget about the crushing poverty that plagues so many of the local families. But what do we have here? A boy,
sitting on a park bench, alone. Perhaps he won't mind if we pick his brain a bit. Good morning, young man. What's your name? Good morning, young man. What's your... Good morning. Good man. Your name. What's your name? Ok, mi si è interrotta la registrazione, voilà! Ok, eccoci qua di ritorno, il piccolo James, aspettate, quello, il primo già l'abbiamo ascoltato, no? Sì, il primo già l'abbiamo ascoltato. Ah, ok, sì, prova, funziona. Allora, abbiamo trovato delle diapositive anche, ragazzi, ho una o due, credo, vediamole un po'. Oh, ok. Possiamo guardarle una ad una? Ma che cazzo? Ok, qua ci sono delle persone. Io vorrei avvicinarmi a guardarla, sinceramente. Ci sono tante persone. E sto cercando di vedere se c'è qualcosa di strano, ma... mi sembra di no, come per esempio è strano il fatto che io non proietti alcuna ombra sul proiettore. Per esempio, cioè attraverso il proiettore, però fa niente, dai, fa niente. Quest'altra... sono tutte immagini, ragazzi, di navi, di porti, di gente. Non lo so. E per il resto, abbiamo trovato pure... un'altra di quelle pellicole, diciamo così, dov'era che potevamo proiettarle? Qua. Per cui io direi di inserircela, ragazzi, e di guardarla. Cosa ci preannuncia? How far can he go? How deep can he descend? The thing he seeks is still there, buried, hidden away, locked in a vault, a prison of himself. He tries and fails to understand. A hungry animal does not think. It knows. It needs. It acts. Where reason dare not go, instinct prevails. And so he must leave the stillness of the mind and brave the storm of teeth and claws. Only then can he find the key and claim his prize. Chiarissimo. Poi tra l'altro, ragazzi, da notare che all'inizio, nell'atto 1, il manichino non aveva la gamba, per cui adesso gli si è aggiunta la gamba. Quindi se nel primo Layers of Fear si andava piano piano costruendo un quadro, diciamo, dipingendo un quadro, qua si va piano piano formando un manichino. Che dovrebbe essere l'immagine di noi stessi? Che diavolo significa tutto ciò? Ecco, cambiato tutto. Perfetto, non siamo più nella nostra cabina. D'accordo. Cercherò di prenderla bene, perché io magari volevo andarmi a buttare un pochettino sul letto, sapete, fare una sorta di riposino. No? Gesù, cos'è? Oh mio Dio, è uno dei quadri del tipo del primo gioco, perché... Could we take this again? There's something wrong with the picture. I think you must have moved. You just don't look quite yourself. Che significa? Questo è un ritratto di lui, che avevano detto che un tizio era sfigurato, era tipo non lo so che cosa. Sarebbe lui, questo tizio? Oddio. Oddio Gesù, non cominciate,
mio Dio. Mi hanno fatto uscire dalla stanza. Non cominciate a giocare con me così, eh. Che diavolo, ragazzi. Come ci riesce questo gioco a fare queste cose? Io veramente non lo so. È incredibile. Questi... questi cambi così repentini. Vi giuro che non... Excuse me, I'm such a big fan. Ah. Could you please sign... Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Ragazzi, non è che questo qua era di un modo prima? Era in un modo e poi... è rimasto tipo sfigurato per qualche strano motivo? Potrebbe pure essere... potrebbe essere gli ascensori. Perché pretendete che io entri lì dentro? Perché? 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 Allora, l'effetto è fighissimo, ragazzi, perché da notare tutto quel rumore, come se fosse una pellicola. L'effetto è figo, ma... potrei benissimo rifiutare l'invito, no? Ok. State fermo, la concia tua madre! Che... Oddio raga, perché sta succedendo tutto questo? Perché? Oh mio Dio, perché mi fate questo? Oh mio Dio. Ok, l'ascensore non c'è, che faccio? Mi butto lì sotto? Eh? Mi butto? Oh! Sì, mi dovevo buttare lì sotto, ottima soluzione. Il suicidio in questi casi penso proprio che sia la soluzione migliore. Via, tutta birra. When chasing dreams, we often find ourselves in a nightmare. Ecco, ottimo, grazie. Davvero ottimo a sapersi, eh. Come se già non lo sapessi che ero in un incubo. Allora, ndo cazzo lo devo piccare questo. Qui. Qui. Oh, mannaggia la. Qua. Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Non lo so, ragazzi. Non so cosa sto facendo. Non so cosa sto facendo, ve lo giuro. Sto facendo le cose totalmente a caso, eh. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Vabbè, ok, tutto assolutamente meraviglioso, assolutamente meraviglioso. Oddio, cominciano a ripiazzarmi sti manichini dovunque. Gesù, quanto odio tutto questo, quanto odio, che diamine. Oh, vediamo che c'è qua dentro, va. Qualcosa di utile? Cos'è? Inizio pattuglia ai ponti inferiori. Se la macchina sembra in ordine, spostamento presso le stive. Uditi i rumori sospetti tra il carico. Inizio di un controllo. Torcia rotta e quel tizio che abbiamo sentito parlare prima. Ritorno indietro per recuperarne una di scorta. Danni alle proprietà aziendali. Deduzione alla paga. Inadempienza ai propri compiti. Si consiglia azione disciplinare. Bla bla bla. Nessun segno di attività. Turno concluso. Ok, hanno richiamato tra l'altro questo poveretto perché ha rotto una torcia. Va bene, deduzione della paga. Guarda, ti ritiro un euro. Toh, vabbè, 5 euro facciamo. Ti ritiro 5 euro dalla paga perché mi ha rotto la torcia. D'accordo. Io non ce la posso. Ah! Io non ce la posso fare. Che cos'è? Fermi. Qualcosa lì si era mosso.
ce la posso fare. Ok, penso di dover tirare qualcosa qua. Ok. Chi è che metterebbe... Che cos'è questo? Oddio, no, 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 no. Oddio, c'è qualcosa che si muove. Oddio, c'è una figura che si muove. Oh, oddio. Oddio, ed è proprio lì che devo andare. Oddio, no, 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 no. Raga, si muove, si muove. Vabbè. Oh, no, no, no. Non ce la posso fare, ragazzi. Era un sacco di tempo che non mi sentivo così angosciata da un gioco, ve lo giuro. Aiuto. Aiuto. Sali, 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 sali. Oh, oh, ok, ok, ok. Calma, calma, calma. Calma. Recuperiamo un po' di calma. Perché? Oddio, Gesù. E vabbè, come ci passo? Attraverso. Chiudiamo la valvola, va. La valvola. Ok. A posto. Grazie. Oh mio Dio, Gesù. Madonna, smettetela. Non ce la posso fare. No, 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 no. Oh mio Dio. Oh mio Dio, perché? Perché scompaiono cose? Oh. Oh, perché scompaiono cose? Tra l'altro era tutta roba da magnà. C'è un piccolo languorino. Va bene. Ah, le mele mi mancavano, guardate, perché nel primo erano una presenza costante. E proprio le mele mi mancavano, in effetti. Poi, a maggior ragione se volano, se sono mele volanti. Ok, oddio, no, un loop di nuovo. Un loop di nuovo, no. Accidenti. Ah, la porta ha cambiato il senso. A posto. Torniamo indietro. La mela, faccio, me la magno. Ah, porca vacca, pupazza. Che schifo. Preferivo vedere le mele volanti. Oh, Dio Gesù, è tutto andato a male. Immaginate la puzza, ragazzi. Il pesce soprattutto è andato a male, ragazzi. Puzza in una maniera. Che cazzo. Oh. Avzags, che cosa? Oh. That'll do for now. It's time to eat. Quartermaster, hand me the bag. Che cosa mangiavamo? Roba andata a male? The food. It's gone. Non me lo posso prendere sto oggettino, è così carino. Va bene. Ok. È chiuso. Ma vattene a cagare, va. Di nuovo. Di nuovo pure sto ritratto assolutamente orripilante. Credo di potercela fare, ragazzi, ve lo giuro che... È insopportabile, io non so perché. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Chiudi, chiudi a chiave, chiudi a chiave, chiudi a chiave. No. No. Vabbè, basta. E basta. Oddio.
Raga, ve lo giuro che non sto scherzando, non so perché mi fa questo effetto sto gioco. Non so perché. Va bene. Devo tornare indietro? Ok. Torno indietro. D'accordo. Cosa c'è qui? Che mi è sfuggito? C'è qualcosa qui? No, non c'è niente. D'accordo. Dove cazzarola devo andare? Cosa volete che faccia? Oh. Va bene. Entrerò qui. Ok, attiverò questo coso. Ah, aspettate. Oh mio Dio, che cazzo? Chi era? Ah, la porta, eccola là, guardate, tac. Ecco fatto di nuovo, che bel trucchetto. Oh! E dai. Oh! Ok, non ha funzionato, d'accordo. C'è altro? Oh. Una di queste maniglie funzionerà. Che cazzo? Non lo sto capendo tanto, poi tanto. Oh. Ok, entro qua? Entro qua. D'accordo, non posso entrare, manco qua. Ma che cazzo? Oh mio Dio. Oh, una chiave. Spettacolo. Grazie. Meraviglioso, ok, adesso posso aprire l'altra porta. D'accordo. Quale porta però? Sarà questa? Vediamo. C'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Ok, la porta adesso però è rimasta, ragazzi. Attenzione, dov'era il pomello? Che si formava un pomello? Qui. Perfetto. Ce l'ho la chiave, ce l'ho. Eeeh. Mi butto? Oh mio Dio. Scusate. Ne. Io. C'è qualcuno lì? Non so. Ah, ok, posso entrare qui. Fantastico. Meraviglioso. Non vedevo l'ora di entrare qui dentro. E là. C'è nessuno qua che vuole farmi prendere un infarto? No, perché tanto. Tragedy strikes at the heart. Despair consumes the soul. Sì, chiarissimo. Oh mio Dio, c'ho un cuore, ragazzi. Un cuore disegnato. Non so perché mi hanno fatto spegnere la TV. Chiarissimo tutto ciò. Ecco, si è chiusa, perfetto. Va bene, io continuo a non vedere niente, ragazzi. Vado avanti tipo per inerzia. Benissimo. Permesso, posso rubare qualcuno dei vostri effetti personali? Chi è? Oh, non mi fate scherzi, eh. Smettetela immediatamente. Capo di sicurezza, chi di competenza? Ho saputo che alcune scorte di cibo sono andate perdute di recente. Alla luce di ciò, non ho altra scelta se non introdurre misure di sicurezza più strette. A partire da oggi, il cibo verrà razionato ai membri dell'equipaggio individualmente e il magazzino delle provviste verrà costantemente sorvegliato. Ok, questo è chiaro, ragazzi, che questi due bambini saranno messi su questa nave clandestinamente. Ancora. Oh, merda. Ma è la mia ombra questa, ma che cazzo? Oh! Merda. Porca. Oddio, basta, per favore, Oh, la smettete di sbattere, eccola la saggezza de tu puta madre, la saggezza. Sarà il contrario, 617. 617, subito. Proviamo, ragazzi. Perché non gira? Che cazzo? Ah, ok, lo devo tenere premuto, ma va a cagare, va. 6. Oh, stai su.
E vabbè, 6, 1, ah ecco 7. Avete finito di far casino oppure no? Che cazzo, siete fastidiosi, proprio fastidiosi. Thou knowest 'tis common. All that lives must die, passing through nature to eternity. Ok. Tutto chiarissimo. Tutto assolutamente chiarissimo. Chiaro come la luce del sole, proprio. Ok, sto arrivando, Così magari la smettete di far rumore. Oh! Come non detto? Come non detto? Come non detto? Ok, ok. Scusa, Scusa. Get up, quartermaster. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. It will help you find your strength. Che forza, ma che pretendi da un bambino piccolo? Oh, ragazzetto, insomma. Che cazzo. Vabbè, cioè, questa cosa dovrebbe essere normale. Ok, dovrebbe essere normale. Secondo voi, d'accordo? Che è il pozzo di Hit? Oddio, volete davvero che io mi cali qua sotto? Ma voi state fuori? Voi state fuori le cocce! Oddio. Oddio. Che trip è? Ma che trip è? Oh mio Dio. Ma tu hai intenzione di farmi del male, no? Perché... per sapere, ne? Ok, qua è chiuso, ragazzi. Ci dovrà essere un modo per andare su. Credo, anche se è un trip assolutamente allucinante tutto questo. Cioè, non ci si può credere. Oddio. Oddio, sti rumori sono fatti troppo bene, accidenti. A few moments later. Ah, c'era un'altra porta qua, ragazzi, madonna che cicata. Oh. E dai, è ancora più in fondo. Ma voi state fuori di coccia, Proprio fuori di coccia. Cioè, dove volete che vada? Io non vedo niente. Ah, oh mio Dio. Oh mio Dio, che cazzarola è? Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga. Io non so che... Ah, ok. Devo ricostruire la figura, giusto? Ah, aspettate. Allora, così... Ah, cambia la cosa che possiamo girare. Ok, questo è chiarissimo. Ok, io metterei le due parti sotto qua. Tipo così. Così di regola una figura è formata, ragazzi. Quindi... Ah no, aspettate, aspettate. La parte del cerchio più sottile effettivamente non è a posto. Quindi io penso che... Comunque suppongo che vada così. Solo che bisogna girarlo in modo che comunque pure il cerchio più sottile combaci. Per cui la prima cosa forse... Ecco qua. Sì, ciuf ciuf, possiamo andare. Pensavo di poter portare con me il braccio. E invece che cosa ho fatto? Non lo so, va bene. Ok, diciamo di sì. Andiamo lì sopra e vediamo di sistemare tutte le cose, che ne dite? Sì, la macchina
Oh mio Dio. Se sta pure a scaricare, che cazzo. Oh, ma che sta succedendo? Aspettate. Ah, 8 su 8 devo fare praticamente, ho capito bene. Ah, ok, ok. Devo fare in modo di sommare e fare 8, credo di aver capito, no? Solo che posso girare soltanto verso destra. Ah, forse devo girare. Ah, ok, no. No, ok, posso girare quante volte voglio, però soltanto in senso orario, per cui 2 e 6. Ok, 12 a 38, mancano 26, per cui direi di fare 10. Ok. Ah, 10 lo posso usare solo una volta, quindi un numero si può usare soltanto una volta, quindi mi mancano 16, per cui farò 9, magari, non ci complichiamo troppo la vita, e, oddio, e 7, ragazzi. No, 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 ancora avanti, ancora avanti, ancora avanti, voilà! Oh mio Dio, bisogna essere anche bravi in matematica in questo gioco, incredibile! Allora, 70, mancano 46. E sarà abbastanza complicatuccio adesso, direi. Direi di usare il 2 e il 4, che cazzarola, e il 4, per arrivare a 30. Poi ne mancheranno 40, per cui facciamo 9 e 1. Ma oh! Minchia, ferra sto braccio, e 1 per arrivare a 40. Ne mancano 30, per cui direi di fare 7 e dai, e 3 per arrivare a 50. Mi sono fottuta un attimo, perché ne mancano 20, e come faccio a fare 20? 6 e 5 fa 11, e 8 fa 19, e 10, e niente, no. Mi sono fottuta, ragazzi. Ho fatto male i calcoli, mi sa, eh. Non è facile come sembra, accidenti. Non ce la fa. Ah, posso stare qui 50 anni. Che diamine. Allora, usiamo prima il 10, il numero più grande. Ok. Poi facciamo 8 e 2, 10. Io provo ad andare di decina in decina, ragazzi. Poi 3 e 7. Poi 6 e 4. Io spero di stare facendo bene, ma ho dei grossi dubbi. Ok, e ne mancano 6. Mi sono fottuta di nuovo. Ah, 5 e 1, posso. Grande, grande, grande. Oh, ma chi è che se sta continua a buttare in mezzo all'acqua? Mi sta facendo il nervoso. Oh, grande. Sì, adesso che ho fatto i calcoli e tutto il resto. E questo fiore meraviglioso e bellissimo, ragazzi. Wow, ok, ho preso un fiore grandioso. Yuhu. Posso tornare indietro per qualche strano motivo? E vabbè. Ok, premiamo il bottone. Bottone, ah! Via! Via! No man is an island, but one can become a vessel to carry within a flame of another. Oh mio Dio, ma di che cazzo stai parlando? Woo! Abbiamo notato, ragazzi, che ci stanno le teste. Ci stanno delle teste impalate qua sopra. Che meraviglia, i cadaveri putrefatti. Adesso parliamo di cose reali, di putrefazione, di puzze, di... Oh mio Dio, che schifo.
Di che altro vogliamo parlare? Sinceramente con te non vorrei parlare di molto altro. Però dai, grazie. Tempo che scorre inesorabile, questo è chiarissimo, ma che volete che faccia? Gli ho rubato il cuore, sono una persona orribile, sì, ok, d'accordo, è vero, lo ammetto, ma era il gioco che lo voleva, sono stata costretta a farlo, accidenti, non avevo altra alternativa. No food, just paper. Don't lose hope, Quartermaster. Let's keep on looking. Gesù. Ok, hanno vissuto pure la fame, sti poveri bambini, questo è chiarissimo. E volete che torni di sopra? No, perché... E dai, un'altra volta! Quello è diverso dagli altri ragazzi, non so perché. Non so perché, ma ti tengo d'occhio, eh. E non so perché sono andata di sotto per tornare di sopra. Prendere un cuore de non so che. Che non esiste, perché? Oh, mi hanno aperto la strada finalmente. Ciao ragazzi, è stato un piacere viaggiare con voi. Davvero un piacere, sì sì. Vedevo l'ora. E dai, il tempo che scorre inesorabile. La luce di Dio, Dio Padre, arrivo, Signore. Non si apre. Perché mi fate questo? Perché? Ah, ok, si apre o non si apre? Insomma. Ok, ragazzi. Mi ha appena salvato la partita. Direi che per ora ci fermeremo qui. Questo gioco continuo a non capirlo. Perché nonostante sia così incredibilmente criptico dal punto di vista del concetto, ragazzi, perché ci sta questa voce che parla, ci stanno quelle proiezioni che vediamo che veramente non si capisce che cazzo vogliono di, il contesto è assolutamente terrificante. La modalità semplice, ma a me mi terrorizza e non poco. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!